Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi è tempo di potature, sono qui insieme a Fabio Di Gioia. Buongiorno. Che oggi andrà a spiegarci che cos'è il taglio di ritorno e il taglio di sfoltimento. Ah, ecco, allora vediamo la differenza, Fabio, in che cosa consiste. Allora, il taglio di ritorno è un taglio di contenimento che consiste nel cercare di abbassare, diciamo, l'altezza della pianta alla prima inserzione del primo ramo esterno. Quindi, come abbiamo detto, quindi è un taglio, diciamo, di contenimento, diciamo, dell'altezza, quindi che serve per cercare di evitare che la pianta scappi troppo in alto. Si fa, diciamo, alla prima inserzione del primo ramo esterno proprio per cercare di contenere l'eventuale esplosione vegetativa successiva e quindi per cercare, diciamo, di uniformare la crescita, in questo caso, del ramo che è in questo caso rimasto. Adesso, per esigenze video, ne vediamo uno qui vicino, non è un ramo in alto, ma per farvi vedere di che cosa si tratta. Allora, un taglio di ritorno. Allora, vedete questo ramo che va molto in altezza. Molto in altezza. Ok. Quindi lo tagliamo qui, lo tagliamo. Allora, vediamo dove, Fabio. Eccolo lì. Eccolo qua, lo tagliamo qui. Circa un centimetro più o meno sopra al ramo. E questo è il taglio di ritorno, perché noi torniamo indietro, torniamo indietro, e quindi si lascia questo ramo esterno. Perfetto. che riprenderà chiaramente la funzione di quello che è stato in questo caso tagliato, e questo ha lo scopo di tenere bassa la pianta, contenere lo sviluppo. Invece l'altro tipo di taglio qual è? È il taglio, si dice, di sfoltimento. Il taglio di sfoltimento, che funzione c'ha? Ha la funzione prevalentemente di andare a togliere quei rami in eccesso, i rami in sovrannumero, come si dice, e quindi togliere i rami che sono in eccesso e in competizione, che possono andare tipo? In competizione. Tipo questo ramo qui chiaramente mi ombreggia quello sottostante. Ah, perché si intreccia praticamente. Perché si intreccia. Quindi operiamo quello che si chiama lo sfoltimento. Ah, quindi andiamo a togliere tutto ciò che intreccia. E poi mi dicevi anche tutto ciò che comunque è molto fitto, cioè molto dove fitto. Ci sono dei rami questo troppo... Qua, anche questo qua è un altro taglio di sfoltimento, quindi perché c'è l'intreccio, diciamo, dei rami in questo caso. Quindi abbiamo visto in due tipi di taglio, che li ripetiamo... Taglio di ritorno e taglio di sfoltimento. Perfetto, sono i due tipi principali di taglio che si... Sì, diciamo che si fanno nella potatura. Poi non ci sono solo questi, ci sono anche dei tagli, per esempio, per eliminare i succhioni, per eliminare i polloni, poi veramente altri tagli per contenere lo sviluppo in laterale della pianta, quindi... Però i due principali per noi hobbisti sono questi qua. Taglio di sfoltimento e taglio di ritorno. Perfetto. Alessandro. Fabio Di Gioia. E il melo che abbiamo tagliato, che melo è questo? Un melo Fuji. Melo Fuji, che si è prestato a questa dimostrazione pratica. Vi salutano, vi invitano a mettere un bel pollice all'insù e di iscrivervi al nostro canale. Ciao e alla prossima.